costituisce una delle quattro forze armate della Repubblica Italiana. Insieme all'esercito, all'aeronautica militare e all'arma dei carabinieri, la Marina Militare svolge il ruolo di controllo e condotta delle operazioni navali nelle acque territoriali e internazionali. Festa della Marina Militare Italiana stamattina a Porto Empedocle. La manifestazione, svoltasi ai piedi del Monumento ai Caduti del Mare nel piazzale Marinai d'Italia, è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, unitamente al gruppo ANMI, presenti numerose autorità locali e provinciali. Festa della Marina Militare oggi, insieme alle altre forze dell'ordine, sempre impegnata a servizio della cittadinanza. Assolutamente vero, abbiamo sentito nelle parole del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Comandante Parisi qual è la dimensione dell'impegno degli uomini e delle donne della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto. A loro, in questa giornata in particolare, il nostro pensiero di gratitudine e di riconoscenza per quello che fanno per la salvaguardia degli interessi dell'Italia e per la tutela della vita umana in mare. Buona giornata a questi servitori della patria. La cerimonia ha preso inizio con l'alza bandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale. A seguire la deposizione di una corona al monumento ai caduti del mare, omaggiata dal prefetto Dario Caputo in testa, unitamente al sindaco empedoclino Ida Carmina e al comandante della Capitaneria di Porto Filippo Maria Parisi. Si è passati poi alla lettura dei messaggi augurali provenienti dalle autorità centrali e alla consegna di alcuni riconoscimenti a militari del corpo che si sono particolarmente distinti. Conferita dal Ministero della Difesa la medaglia d'oro per il riconoscimento di oltre 40 anni di fedele lavoro all'assistente amministrativo Renzo Ciotta. Medaglia d'onore per lunga navigazione è stata consegnata al primo maresciallo Carmelo Vella. Durante la cerimonia è stata conferita anche la Croce d'Oro di anzianità per i 25 anni di servizio militare al capo di prima classe Antonio Greco. Croce d'oro anche per il secondo capo, Dario Gagliardo, e per il sottocapo di prima classe scelto, Salvatore Casula. La cerimonia ha previsto la consegna anche della Croce d'argento per i 16 anni di servizio militare al secondo capo, Filippo Mulè, e al sottocapo di prima classe, Alessandro Mallia. La festa della Marina Militare è anche occasione di bilancio per la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Di particolare rilievo in quest'ultimo anno di attività è senza dubbio la salvaguardia e la tutela ambientale attuata dai militari del corpo. A confermarlo è il comandante Filippo Maria Parisi. Le operazioni ne abbiamo tante, le nostre competenze spaziano dal soccorso in mare e ne abbiamo fatti tanti, non soltanto a Lampedusa ma anche lungo le nostre coste, anche a favore di migranti, ma vorrei ricordare un'attività particolarmente meritoria sotto il profilo della tutela ambientale, come tutta una serie di verifiche che sono state fatte nell'ultimo periodo, oleifici che magari scaricavano illegalmente, la rimozione di tutta una serie di ormeggi abusivi tanto a Licata quanto proprio sotto la scala dei turchi. Questo è uno degli aspetti, appunto quello della tutela ambientale, che è particolarmente sentito, è uno dei pilastri dell'attività del corpo delle Capitanerie di Porto. È una giornata speciale perché ricordiamo il sacrificio di un grande uomo, di un grande marinaio che a sprezzo del pericolo della sua vita è riuscito appunto in questa grandiosa impresa ed è un esempio per tutti, un esempio di lealtà, di sacrificio, di senso del dovere cui tutti dobbiamo oggi uniformarci, sia chi appunto lavora in teatri operativi sia chi invece lavora prettamente in ruoli amministrativi. Il ruolo della Marina è un ruolo proiettato verso il futuro, come ho detto, in contesti sia nazionali che internazionali, proprio per garantire la pace e la sicurezza della nostra nazione. A conclusione della cerimonia, durante il rinfresco finale, alcuni dei presenti non hanno voluto perdere l'occasione per fare una foto di gruppo ai piedi del monumento dedicato ai caduti in mare.